Robertino, un po' più avanti. No, un po' più avanti. Anche un po' più a sinistra, Robertino. Vieni, no, no, vieni. Un po' più avanti. Scusami Andrei, io non faccio parcheggiatore, io faccio posteggiatore. No. Mi hai pigliato nel bel mezzo delle mie prove. Io mi sto provando prima della serata, mi riscaldo un po' la voce, mi accordo un po' la chitarra, mi hai trovato nel parcheggio, ma io non faccio parcheggiatore. No, no, Robertino, non mi sarei mai permesso, dicevo più qua per la luce. Per la luce? Che poi la gente che faccio parcheggiatore, no, senza nulla togliere ai parcheggiatori, perché in realtà si sta dentro cuore mio. Però voglio dire, una chitarra e una cappella così, secondo te faccio parcheggiatore? No. Non avresti potuto. Aspetta, mi sposto così ti do la sinistra. Senti, ma posso approfittare della chitarra? Ma sicuramente, tu sei il padrone. Anzi, no. Proprio la chitarra, fatela. No, non ne sarei in grado, però posso ascoltare quello che vuoi, veramente, quello che ti viene per ma la sì, testa. Ma è una cosa simpatica, dai. Faccio questa, quella che stavo provando d'altronde poi. Stai lontana da sto cuore, a te volo co pensiero, niente voglia, niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicuro che sta amore, come sto sicuro te. Tutte con le ruote così. Ci sta, no, siamo solo noi. Con le ruote che sbattete ste ruote. Oh, Andrea, vita. Stiamo solo io e te, dai. Via. Via. Povero sconsolo, com'è triste sta cosa. Sì, state. O primo amore. O prima è lourda, ma sarai per me. Ci facciamo pure la seconda. Oh, vita. La seconda è sempre meglio la prima. Oh, il cuore. E visto cuore. Sì, state, oh primo amore. Ma qua mi scotta la conta? Per chi fu finale? Robertino da Capri, che bello! Grazie Andrea. Robertino, posso partire per un momento dal tuo nuovo progetto? Posso punzecchiarti? Posso sapere? Dai. In realtà ho sentito prima nelle prove una cosa che mi... Hai punzecchiato proprio in pieno. Aspetta, abbiamo perso il plettro? Sì, esatto, ritrovato. Ah, vuoi sapere sto fatto che voglio andare a Cuba? Vuoi andare a Cuba? Me ne vado a Cuba. Sai, col cappello così, manca solo il sigaro. Il sigaro? Tre femmine, una rete, insomma, dietro a una macchina così, una bella Cadillac. E fa così. Me ne vado a Cuba, voglio andare a Cuba, però mi hanno fanculo. Tu volevi sentire questo? Esatto. Allora, no, gli possiamo poi dare tutta la gente, dai, dovranno almeno sentirla. Te ne faccio ancora un'altra parte. Me ne vado a Cuba, me ne vado a Cuba, però mi hanno fan Cuba e non ci penso più. Me ne vado a Cuba, voglio andare a Cuba, però mi hanno fan Cuba e non ci penso più. Guarda, meravigliosa energia, insomma, poi sai, funzionale subito al primo ascolto. Arriva subito, penso che arriverà prima la gente, prima che faccio disco, capite che stai combinando stasera. Allora, Robertino, se vuoi ci possiamo avviare dentro, se vuoi iniziamo verso la gente, insomma, so che in tanti ci aspettano. Ma quando nasce la passione per la musica, Robertino da Capri? Andremo, mi fai una domanda, però ci vorrebbe il pallottoliere per riuscire a contare tutti gli anni che io, insomma, ho iniziato, no, avevo 13 anni, ma No. Allora, 13 anni, quindi insomma, un po' di anni fa. Sommariamente, mo qualche anno in più, qualche anno in meno, 30 anni. 30 anni di musica. 30 anni. E, insomma, i miei primi 30 anni. I tuoi primi 30 anni. Ma Robertino da Capri cosa ascolta a casa? Cioè, che musica senti? Allora, io, oltre a sentire le mie cretinate che faccio, sì? E quelle che scrivo soprattutto, no, io mi diverto con la musica, a dirti la verità. È diventato il mio lavoro, ma soprattutto la mia passione, il mio hobby. Cioè, ormai giri l'Italia, insomma, mi raccontavi, sì. Puglia, Campania, giro per l'Italia. Sì. Siamo stati anche a Perugia ultimamente. Comunque si inizia a salire, quindi la cosa vuol dire che piace anche non solo centro-sud, ma anche centro-nord. Quasi nord,
quasi nord. Quando arriveremo poi tra i cantieri sono arrivato pure a nord. Ma Robertino, nuovi talenti della musica, mi dai un nome che ti piace, insomma qualcuno per esempio, insomma quelli che vengono fuori dalla scuola di Amici, non so se segui insomma, questo programma, insomma io molto poco, però insomma li conosco perché alla radio naturalmente risuoniamo. Guarda, fatti che si sono proprio amici, ha detto quanto. Offrono caffè, fanno veramente sì, fanno, cioè, Alessandra Moroso proprio, sì proprio amici senti guarda realmente non ti so dire ma sono amici senti Robertino guarda